Siamo giunti alla terza edizione di Sterra Romano, che partirà dal Pala di Martin di Montesilvano per toccare tutte le province della nostra splendida regione. Ci saranno alcune tappe nelle città più importanti d'Abruzzo e ci sarà la possibilità di avere una grande visione e visibilità per quanto riguarda le nostre bellezze sia artistiche che turistiche, quindi e ambientali. Noi abbiamo sempre da subito avvicinato questa organizzazione perché la regione su questo deve essere sempre vicina a questi eventi molto importanti. Abbiamo la possibilità di avere alberghi pieni in tutta la zona costiera, abbiamo sempre numeri più importanti e anche le testate più importanti di riferimento per quanto riguarda questo sport nicchia sono interessate moltissimo a questo evento, tant'è che ne parla già da alcuni mesi. Lo Sterra Romano Trophy è un evento adventuring autorizzato dalla Federazione Motociclistica Italiana che si svolge completamente all'interno della regione Abruzzo. Quest'anno siamo alla terza edizione, toccheremo 4 province e 98 comuni con un percorso di 670 km. L'evento si svolgerà dal 25 al 28 aprile al Pala di Martin di Montesilvano. Sono 300 partecipanti che arrivano da tutta Italia, comprese le isole e alcuni anche dalla Svizzera e dalla Germania. E prenderanno appunto il via con il loro percorso a Margherita il 26, 27 e 28 aprile. Mentre all'interno del Pala di Martin creeremo un evento che appunto si chiama lo Sterra Romano Trophy Village, dove tutti i visitatori potranno appunto prendere parte a questa manifestazione, perché ci saranno 42 espositori con molti test ride di moto, ci sarà un'attività legata ai bambini dai 6 ai 14 anni con la Federazione Motociclistica Italiana, dove metteremo a disposizione degli istruttori federali per permettere loro di prendere confidenza con la moto, ci sarà una scuola guida per le donne tramite il Honda Europe e per concludere, ma siamo davvero molto orgogliosi di questa iniziativa, abbiamo creato un evento che si chiama Fuoristrada e Solidarietà. In collaborazione con la SD Fuoristrada Abruzzo abbiamo creato un percorso all'interno del Pala di Martin dove le Jeep 4x4 potranno portare dei ragazzi disabili a vivere appunto l'esperienza del fuoristrada. Questa attività viene svolta tramite delle offerte libere e l'intero ricavato andrà in beneficenza alle associazioni Carrozzine Determinate e ACP.